Non è stato per niente facile per i piloti relegati in Q1 riuscire a strappare il pass verso il Q2. La lotta è stata serrata fin da subito con Marc Marquez che grazie alla scia di Maverick Viñales, è riuscito a siglare il miglior tempo in un 1:45. Il pilota Yamaha ha provato a rilanciarsi, ma complice un largo, non è riuscito a migliorare il suo tempo rimanendo beffato. Il secondo pilota a passare in Q2 è stato infatti Aleix Espargaró in 1:46. Qualifica interessante per Enea Bastianini anche se non ha portato i risultati sperati. Enea domani in gara scatterà dalla 14ª casella seguito da Takaki Nakagami e Michele Pirro. Non è riuscito invece a trovare il giusto feeling con LM1 Valentino Rossi, nonostante ci abbia provato per tutti i minuti a disposizione. Domani scatterà della 19ª casella alle spalle di Danilo Petrucci. Ce lo avevano anticipato nelle prove libere e così è stato. Se nelle FP3 il più veloce era stato Francesco Bagnaia, a spuntarla in qualifica è stato Fabio Quartararo con un giro perfetto siglato in 1:45. Ma la lotta, domani, sarà davvero serrata perché Francesco Bagnaia e Johan Zarco a meno di 2,5 decimi di distacco, partiranno alle spalle del pilota Yamaha. Grandissima qualifica anche per il pilota Aprilia Aleix Espargaró. Quarto in qualifica a più 0,351 da Quartararo, mentre Jack Miller si è accaparrato il quinto miglior tempo. A seguire, dalla sesta casella in griglia di partenza scatterà Brad Binder che avrà accanto il compagno di squadra Miguel Oliveira. Infine, i due Suzuki con Alex Rins ottavo più 0,809, e John Mir nono più 0,889, e Franco Morbidelli decimo più 0,897.